Allora, ricordo dove siamo. Siamo al. Abbiamo parlato della penultima piaga, che è Hoshech. Ho accennato alcune cose. Diretto. No, dai, ci sono arrivate. Ho accennato alcune cose per quanto riguarda Hoshech. Abbiamo detto che chiaramente tutto si conclude con l'ultima piaga e in maniera molto rapida poi con l'uscita, la mancanza di rock. Però fra la penultima e l'ultima in realtà c'è un'interruzione. C'è un'interruzione in cui vengono comandate alcune cose. La prima l'abbiamo vista la scorsa, no, quanto sono state? Due settimane, tre settimane? Fa. Un Pesach fa. L'anno scorso. Ho detto l'anno scorso volutamente, poi vi dico perché. Allora, la prima l'abbiamo vista prima di Pesach, che è la cosiddetta Shilat HaKelim, cioè la richiesta di oggetti, la richiesta in prestito, regalo, di oggetti d'oro e d'argento, eccetera, 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 non ci ritorno sopra, non ho fatto una lezione su quello. Prima di arrivare alla Maccat Bechorah ci sono alcune altre cose. Io, se vedete, le leggerei rapidamente sul testo, facciamo un po' di testo. Ok. Allora, Vayomer Hashem el Moshe. Vayomer Hashem el Moshe. Ve'el Aaron be'eretz Mitzrayim le'emor. Disse Hashem a Moshe ad Aaron in Eretz Mitzrayim, in terra d'Egitto, dicendo: Achodesh azeh lachem rosh kodashim. Questo mese è per voi capo dei mesi. È il primo per voi dei mesi dell'anno. Da Bruel con la Latra di Israel, le mor, Barasol a Chodesh Aze, Veikulaem Ish Sel Vetarot, Selabait. Parlate alla tutta la comunità dei figli di Israel, piccola parentesi. È la prima volta che appare il termine Adat Israel Natura. Questa è la prima volta che appare la comunità di Israel, nella chiamata Adat Israel. Dicendo, al 10 del mese di questo mese, prenderete, i Kulaim prenderanno per loro, ognuno un agnello per ogni casa, o un agnello per ogni famiglia, un agnello per ogni casa. E se una persona non potrà prendere l'agnello per conto suo, a questo punto si associano delle famiglie, praticamente viene detto che si associano delle famiglie e prendono l'agnello insieme. Se nessuno può, secondo il Talmud, bastava un agnello per tutte le famiglie di Israele. Per tutti quanti, se si associavano tutti insieme, bastava averlo per tutti quanti. Ok, viene detto quale deve essere le caratteristiche di quell'agnello. Ve'alachem le mishmeret ad arba'asa yom lachodesh, sarà per voi come dovete custodirlo fino al 14° giorno di questo mese, e lo shachterete. Tutta la comunità dei figli di Israel ben arbaim fra le sere, cioè al momento di passaggio fra il pomeriggio più o meno, va bene? Ve la cumin adam e prenderanno dal sangue, ve la tnua shtea mezuzot, metteranno sui due stipiti, dalla mashkof alla batim, e sull'architrave, sulle case, Asher yochlu otoban, in cui lo mangeranno. Yochlu et abbasar balai lazetz li esh shumatzot, e mangeranno la carne in questa notte arrostito al fuoco con mazzot, al mgorim, sul maror, lo mangeranno.
non lo potrete mangiare crudo, non lo potrete mangiare cotto in acqua, ma soltanto si riesce. E dovete mangiarlo intero, dovete cuocerlo intero, arrostirlo intero. L'otto tiro in meno alla bocca, mettere in meno alla bocca e basti sopra, non riuscirete, non lascerete di esso alla fine della mattina, e tutto ciò che avete lasciato fino alla mattina dovrete bruciarlo nel fuoco. Vecato cuoto, così lo mangerete, motnechen chagurin, con le vostre, cingendo i vostri fianchi, nalechem beraglechem, con le scarpe ai piedi, umakalchem beraglechem beraglechem, e con il bastone nelle vostre mani, vecoltem otam bechipazon, e lo mangerete in fretta, Pesach u Lashem. Pesach e Lashem. Ok, io mi fermo per adesso qui, dopodiché viene annunciata la Makat Bechorot. Viene annunciata la piaga della morte dei primogeniti e viene detto che passerà, salterà le case, eccetera, eccetera, però questo lo vedremo un'altra volta. Bene, allora, ripeto quello che abbiamo già detto la volta precedente. Evidentemente qui c'è una preparazione all'uscita dall'Egitto. C'è un momento di preparazione, c'è un momento, siamo alla vigilia dell'uscita. Questa cosa viene detta a Rosh Chodesh, ok? A Rosh Chodesh Nisan. Quindi siamo a 14 giorni dall'uscita dall'Egitto. Questo è il momento, quindi siamo a 2 settimane dall'uscita dall'Egitto. Vengono comandate una serie di cose. Vengono comandate delle mitzvot. Le prime mitzvot che vengono comandate sono il Rosh Chodesh, poi vedremo di cosa si tratta, lo stabilire il mese, il capo mese. Viene comandato anche di fare di questo mese il primo mese. Attenzione, non è che questo mese, non viene detto che questo mese è il primo dei mesi. Viene detto sarà per voi il primo dei mesi. Cioè, non è naturalmente il primo dei mesi, per voi sarà il primo dei mesi, cioè voi cominciate a contare dall'uscita dall'Egitto. I mesi, i vostri mesi non sono i mesi normali, voi cominciate a contare dall'uscita dall'Egitto. Dopodiché la seconda mitzvah è il Korban Pesach. La seconda mitzvah è il sacrificio di Pesach. Korban Pesach che però qui ha delle caratteristiche particolari. Il sacrificio di Pesach sarà una mitzvah che verrà osservata per secoli e millenni. Il sacrificio di Pesach è il sacrificio che bisognava fare la vigilia di Pesach. In realtà si mangiava, si consumava la sera di Pesach, si mangiava la vigilia di Pesach, oppure Pesach, perché la vigilia di Chag HaMatzot. Il sacrificio si faceva il 14 di Nisan. Il 14 di Nisan si faceva il sacrificio e poi si mangiava la sera del 15 di Nisan. Il Pesach di cui si parla qui però ha delle caratteristiche particolari. Uno, c'è il sangue sulle porte, che conoscete tutti, si prende da quell'animale sacrificato, si prende il sangue e lo si mette sugli stipiti, sull'architrave. Due, è la cosa più particolare, che invece bisogna prendere l'agnello per sacrificare 4 giorni prima. L'agnello va preso il 10 di Nisan e poi viene sacrificato il 14 di Nisan. Questa è una regola che vale soltanto per il cosiddetto Pesach Mitzrayim, cioè per il Pesach dell'Egitto, per il Korban Pesach dell'Egitto. Non varrà invece per il Korban Pesach che si porterà negli anni successivi, nei secoli successivi. Questa cosa del prendere l'agnello, tenerlo per 4 giorni, il Talmud dice che veniva legato al letto, alle gambe del letto, questa cosa è solo una caratteristica del Pesach Mitzrayim. Quindi abbiamo 2 mitzvot, Chodesh e Pesach Mitzrayim.
Pesach, Korban Pesach. In realtà, secondo il Midrash, qui si nasconde anche una terza mitzvah che viene comandata anche se non è esplicita. La terza mitzvah comandata è la Milà, ciò che non è una mitzvah comandata, nel senso che c'è già una mitzvah, non c'è niente di nuovo, semplicemente gli ebrei non avrebbero fatto la Milà in Egitto, avrebbero smesso di fare la Milà in Egitto, prima di uscire dall'Egitto vengono comandati, viene comandato di fare la Milà. Questa derashà sulla Milà, sul fatto che ci sia anche la Milà, si basa su una cosa che, su un versetto che leggiamo nella Gra di Pesach, per Evelach Bimitroseset Bedamarech, ti ho visto, come si può dire, impregnata dei tuoi sangui, visto che il sangue in quel caso è il plurale, il Midrash dice sono due sangue, un sangue è quello del Pesach e il secondo sangue è il sangue della Milà. Della Milà. Questo sarebbe, però non è dato esplicitamente questa cosa della Milà, però questa sarebbe un'altra mitzvah che compare prima dell'uscita dall'Egitto. Quindi, improvvisamente, il popolo ebraico viene investito da tre mitzvot. Prima di uscire ci sono tre mitzvot da osservare. Improvvisamente, perché fino adesso non gli è stato chiesto assolutamente nulla. Fino adesso non è stato chiesto niente. In realtà anche la scellata Kelim è una mitzvah, anche la richiesta dei oggetti è una mitzvah. Non è una mitzvah nel senso tecnico, perché lì, se vi ricordate, la Torah, Dio chiede per favore fatelo, non c'è il linguaggio dell'ordine, però anche lì c'è una richiesta di una cosa da fare. Quindi gli ebrei improvvisamente devono fare delle cose, prima di uscire dall'Egitto, come se vi avesse detto, fino adesso siete stati a guardare, adesso dovete fare qualcosa. Cosa significa quello che devono fare? Questo chiaramente vedremo di capirlo, però il concetto generale è a questo punto qualcosa da parte vostra deve arrivare. Deve arrivare qualcosa da parte vostra, anche qui i Chachamim si basano su un verso che leggiamo nella Gada di Pesach. Il verso è Ve'at Eron Ve'eria, e tu sei nuda, cioè io sono venuta a liberarti e tu sei nuda da mitzvot, non hai mitzvot, sei completamente nuda, devi vestirti, e in qualche modo le mitzvot sono il rivestimento che viene chiesto al popolo ebraico, viene chiesto di rivestirsi di mitzvot. Bene, sono, dato che parentesi, sono le prime mitzvot in assoluto della Torah. Perché sono le prime mitzvot in assoluto della Torah? Direte che non è così, ci sono mitzvot prima delle mitzvot che vengono comandate all'uscita dall'Egitto. In realtà non è così, da un punto di vista tecnico non è così. Le mitzvot cominciano con Mosè. Tutto il sistema delle mitzvot comincia con Mosè. È vero, ci sono mitzvot prima, c'è la Milà, forse la più nota, c'è il Gidan Hashem, che è il negoziatico con Yaakov, è vero, però Rambam specifica che tutte queste mitzvot sono valide in quanto poi sono state comandate di nuovo. Non sono per noi mitzvot cose che in realtà poi sono comandate ai patriarchi. Le mitzvot, il sistema delle mitzvot, comincia dopo l'uscita dall'Egitto o all'uscita dall'Egitto. Questo è il momento in cui comincia il sistema delle mitzvot. Fino adesso non ci sono state mitzvot. I patriarchi possono aver osservato una quantità di mitzvot, però non erano mitzvot vere e proprie, non sono le mitzvot poi comandate al popolo ebraico. Bene, adesso vediamo di capire qualcosa di quello che viene comandato. E cominciamo, ovviamente, dall'inizio, cominciamo con Chodesh Azerachem, Rosh Chodesh. La prima mitzvah comandata è il capo mese. Ora, questo verso è un verso molto noto e molto commentato,
ma è molto noto soprattutto perché lo ha reso noto, più che la Torah, lo ha reso noto Rashi. Rashi comincia il suo commento alla Torah con queste parole. La Torah doveva cominciare con Achodesh Azelachem. La Torah, Amar Rabbi Yitzhak, dice Rabbi Yitzhak che la Torah doveva cominciare con Achodesh Azelachem. Non è cominciata con Achodesh Azelachem, è cominciata con la creazione del mondo. Perché? Perché Dio ha voluto dire la forza delle sue azioni. È un verso, in Tehillim che dice Koch ma'asav yigid la'amo latet la'em nachalat goyim, la forza delle sue azioni ha detto al suo popolo per dargli l'eredità delle nazioni. Di cosa si tratta? Si tratta del... Spegniamo il cellulare. Questo, scusate. Sta di là. Chi è che ha il cellulare acceso? Forse il suo. Questo è suo, questo? Cellulare? No, no, la borsa. Della borsa. Ah, io ho un cellulare. Della borsa su un altro. Sì. Allora, il commento... Sì. Allora, il commento di Rashi è molto noto da vari punti di vista. Uno è perché è il commento iniziale della Torah, è il primo commento della Torah. Due, perché è un commento straordinario che sembra scritto oggi ed è un commento molto sionista. Ma sai che è la sveglia? Non è sionista? La radio sveglia? Eh? È la no. Non è sionista? No. No? Vabbè, te ne parliamo. È la sveglia che sta suonando. Mia. Ah, è mio. Si va sempre a cercare lontano dall'albero. Non vi dico anche che cos'è, se volete. No, non c'è bisogno. Non vi dico che cos'è. L'ome. È l'ome. Possiamo fare, visto che ormai siamo interrotti, dai. Facciamo l'ome. Ora cantato Nai, allora non me la cavola, ma c'è chi diciamo mi sono quale zivano, si figa ta ome. Ayom, shenem asayim l'ome, shem. שבוע אחד וחמישה ימים. האדמן הזה ירדנו בדרגה של קומה במאה בימינו, אמן. להנצל בגירת ובראשי אלוהים וחמר ואחרן לפעם ואת העשר, עד לאב בארץ דתך ובשעותך ובחמר ואלוהים וכולם. תשמחו בינינו ומי כי תשפוט ומישור ומי בא את הכסר וחמר וכם ואלוהים וחמר ואת עצמנו אברם. יהיה ואחרן אלוהים ואלוהינו ואחרן אלוהים ותפל אפסרץ. רבין! אוקיי. Chiedo scusa a tutti. Chiedo scusa. Il problema è questo, che io faccio le cose per me dimentico. Io dico, dai, non posso fare. Va bene. Ok. Allora, il commento di Rashi è questo. Rashi dice, praticamente, perché Adora comincia con la creazione del mondo, mentre doveva cominciare con la Chodesh Azelachem, per dire che Dio ha creato il mondo appartiene a Dio, e Dio ha creato il mondo e quindi ha creato anche la terra di Israele, ha creato la terra di Israele e la dà a chi vuole, l'ha data ai Cananei, l'ha tolta ai Cananei, l'ha data al popolo ebraico. Perché? Perché quando verranno in futuro e diranno l'istim a te, voi siete dei ladri che avete rubato la terra di Israele, potremo rispondergli: Dio ha creato il mondo e Dio ce l'ha data come l'aveva data prima il Canaan. Sì, lo provi a andare a dire agli arabi che ci danno su con Ok, allora... Ti vuole andare lei? Chiediamo quel capitolo. Allora le propongo un'altra cosa, prova a dargli a dire qualunque altra cosa. La reazione è esattamente la stessa, quindi può dirgli anche questo, tanto non cambia. Tanto non è vero, ha ragione. Quindi in realtà non c'è niente che gli può dire, però a questo punto una cosa vale l'altra, si può dire tutto. Allora, va bene. Vabbè, io non voglio fare la reazione sul sionismo, quindi non lo faccio. No, questa sì è pazzesco. Ammetterete che è pazzesco, cioè che Rashi nel XI secolo
mi venga a dire. No. 1150. Sì, sì. Dal XIII secolo mi venga a dire che vi diranno che avete rubato la terra del XII secolo, vuol dire che non, è niente, non c'è niente di nuovo sotto il sole, vecchissimo problema, ok? Perché siete dei ladri, ok? Siete dei ladri che avete rubato la terra. Io no, non voglio commentare questo. Magari alla fine dico qualcosa, perché in realtà sì, secondo me si può intrecciare in quello che poi, sulla relazione su che farò oggi. Ora, la domanda è un'altra. La Torah doveva cominciare, secondo la Shikon con la Chodesh HaZerach. Ma perché? Perché proprio con la Chodesh HaZerach? Perché non con qualcos'altro? Ok, il concetto doveva cominciare con le mitzvot. Ma perché proprio con questo? La Torah è un libro di mitzvot, la Torah è un libro giuridico, la Torah è un libro in cui vengono dati dei precetti da osservare. Quindi cominciamo con la mitzvot. Ma perché proprio con questo? In realtà la domanda non è Rashi, la domanda è la Torah. Perché la Torah sceglie di cominciare? Perché la prima mitzvah data al popolo ebraico è a Chodesh HaZerach? Ora, prima di provare a dare delle risposte, ovviamente di risposte ce ne sono, prima di dare risposta, proviamo a dire che cos'è questa mitzvah. Che cosa vuol dire? Chodesh HaZerach Rosh Chodeshim. In realtà è una mitzvah che comprende una serie di cose. La prima cosa che comprende è lo stabilire il Rosh Chodesh. Stabilire il capo mese. Che cosa significa stabilire il capo mese? Stabilire il capo mese significa stabilire quando comincia il mese, cioè quando è il novilunio. Il modo in cui si stabiliva, lo stabiliva il Beit Din, lo stabiliva il tribunale rabbinico, lo stabiliva sulla base di testimonianza di persone che andavano su una collina, su un'altura, vedevano la luna, vedevano quando usciva il primo spicchio di luna, in base a quello il Beit Din stabiliva il capomese. Ci sono una serie, c'è tutta la Mishnah, il Rosh Hashanah, che spiega come venivano fatte queste cose, in che modo si controllava, in che modo si controllavano i testimoni, una serie di cose interessanti. Ora, questo è un elemento. Il primo elemento si stabilisce quando comincia il mese. In realtà ci sono altri due elementi, uno che si impara da questo verso e uno che si impara da un verso in Devarim. Gli altri due elementi sono che questo mese è il primo dei mesi. Ora, forse avrete notato, nella Torah non c'è mai il nome dei mesi. Non ci sono mesi, non ci sono nomi. Non ci sono nomi di mesi. I mesi sono primo mese, secondo mese, terzo mese, quarto mese, quinto mese, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono i mesi. Che cosa? Cominciando da? Da questo mese. Questo mese è il Chodesh Rishon nella Torah. Non è il mese di Nisan, è il Chodesh Rishon. Il mese di Nisan lo diventa dopo da Babel, dall'esilio babilonese. Dall'esilio babilonese vengono importati i nomi dei mesi. I mesi non hanno nomi ebraici, i nomi dei mesi sono nomi babilonesi, è tutta una storia molto particolare e interessante questa faccenda qui. Gli ebrei dall'esilio babilonese importano mesi e lingua. Okay? Mesi e lingua. Gli ebrei che arrivano in Eretz Israel a 70 anni dalla distruzione del Tempio e dall'esilio non sanno più parlare ebraico e parlano aramaico. In 70 anni hanno perso la loro lingua, è una cosa pazzesca. Non l'hanno persa in due secoli di Egitto, ma l'hanno persa in 70 anni di Babilonia. È un fenomeno storico pazzesco di cui nessuno quasi mai parla, è un fenomeno storico pazzesco, veramente pazzesco. Che in 70 anni si perde una lingua è veramente notevole. Gli ebrei importano l'aramaico, le opere fondamentali, l'ebraismo sono scritte in aramaico, il Talmud è scritto in aramaico, il Talmud Yerushalmi, il Talmud di Gerusalemme, il Talmud scritto in Eretz Israel, non quello babilonese, è scritto in buona parte in aramaico. Ok? Questa è la cosa. E importano i nomi dei mesi, e i nomi dei mesi si trovano, infatti non si trovano, andate a vedere, non solo non si trovano nella Torah, non si trovano neanche
neanche negli altri libri del Tanakh, all'infuori dei libri che vengono dopo l'esilio babilonese. Lo si trova in Malachi, lo si trova in un libro che conoscete tutti, ed è la Megillat Esther. Nella Megillat Esther trovate Chodesh Adar, trovate i mesi, però quello che nessuno, che in genere uno di cui uno non fa caso, è che i mesi li hanno inventati in quel momento, cioè sono arrivati in quel momento, non è che li hanno inventati, c'erano già in Babilonia, però all'interno del mondo ebraico sono arrivati da pochissimo in realtà. Quei mesi di cui si parla nella Megillat Esther sono arrivati da pochi decenni. Okay? Questa è la storia dei mesi, però è una storia a parte, è una storia interessante, ma è una storia a parte. Qui si parla di primo mese, secondo mese, come si parla di primo giorno, secondo giorno, esattamente lo stesso schema dei giorni della settimana. I giorni della settimana sono primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, quarto giorno, eccetera, eccetera. Così funzionava. Qual è il primo mese? Il primo mese è questo mese dell'uscita dall'Egitto, che poi diventerà Nissan. Mese dell'uscita dall'Egitto è il primo mese. Attenzione, non c'è niente di naturale nel fatto che questo sia il primo mese. Il mese naturale di inizio è quello che anche per noi è un inizio, che è Tishrei, che è Rosh Hashanah. Ok? È il mese di inizio naturale, infatti è considerato il mese di inizio per tutti quanti, meno che per la Torah. Per la Torah quello non è il mese di inizio, il vostro mese di inizio è l'uscita dall'Egitto, il vostro mese di inizio è quando siete nati come popolo, il vostro mese di inizio è questo. Che cos'è Rosh Hashanah? È un altro inizio, è la creazione del mondo, è l'inizio per il mondo intero, ma non è l'inizio per voi. L'inizio per voi, in realtà, il vero inizio per voi è questo. Perché quando ho detto l'anno scorso, non stavo semplicemente facendo una battuta, in realtà è così, prima di Pesach era l'anno scorso. Ok. Bene. La terza cosa di cui si occupa il Beit Din, basandosi su questi versi, è l'Ibbur Hashanah. Che cos'è l'Ibbur Hashanah? L'Ibbur Hashanah è l'aggiunta di un mese all'anno. È quello che succede quest'anno. Quest'anno abbiamo due mesi di Adar. Perché abbiamo due mesi di Adar? Perché abbiamo l'aggiunta di un mese all'anno? Perché noi abbiamo due anni, un anno lunare e un anno solare. L'anno lunare è a circa 11 giorni in meno rispetto all'anno solare. Circa 11 in realtà sono 10 e mezzo più una serie di parti, non so, non mi chiedete, a queste cose dovete chiederlo a Davide Muggia, quando abbiamo fatto la Mishnah insieme, quando volevo sapere quanto erano, chiedevo a lui, adesso non c'è Muggia, non posso farci, non ve le so dire con precisione queste cose, non so che faccio, posso leggere 500 volte, non me le ricordo mai, va bene, comunque più o meno 10 giorni e mezzo spiccioli, più o meno è questa la faccenda. Allora, cosa succede? Succede che se l'anno solare non corrisponde all'anno lunare, succede che vengono sfalsate le stagioni, o meglio, le stagioni rimangono quelle, soltanto che vengono sfalsate le stagioni rispetto all'anno, okay. E vengono sfalsate le feste, in particolare la festa che viene sfalsata per eccellenza è Pesach, okay? Che se mantenendo questi 11 giorni o 10 giorni e mezzo che si accumulano, Pesach può capitare a quel punto d'estate, d'inverno, d'autunno, eccetera, eccetera, con l'aumento dei giorni. È quello che succede, tanto per chiarire, ai musulmani con il Ramadan. Il Ramadan in realtà capita, può capitare in ogni periodo dell'anno. Perché? Perché? Perché non hanno la correzione, non hanno la correzione solare, insomma. Noi abbiamo un calendario luno solare, insomma, un calendario lunare con una correzione solare. Come veniva fatta questa correzione solare? Come viene fatta oggi?
Oggi viene fatta attraverso un calcolo, non mi chiedete esattamente com'è, però il calcolo è più o meno questo, che viene aggiunto un mese 7 volte in 19 anni. Ok, questo è il calcolo. Come, con quali intervalli, più o meno una volta... una volta... Non risponderei. No, vorrei ricordarci 7 volte in 19 anni. Comunque già stabilito. Basta, l'hanno già fatto. Non è mica così prosciutto. Non era il mio, adesso. Tra l'altro non prende tutto la cosa, non è una garanzia presa. 7 volte in 19 anni, una volta in 3 anni più o meno. Più o meno una volta in 3 anni. Ok? Ma insomma è corto. Tutto un mese in più. No, un mese in più. Al calendario non ci ho fatto caso. Ho preso il calendario ebraico. Ad Arcenio. Ci ho fatto caso. Ok, riprendiamo. Scusate se non succede oggi. Allora. È il suo marito? Non lo so. Bene. Attenzione, perché viene aggiunto? Abbiamo detto per dare la correzione solare. Perché devo dare la correzione solare? Perché le feste ebraiche sono feste, non solo feste religiose, ma anche feste in qualche modo agricole. Comunque, almeno di una festa viene detto esplicitamente quando deve capitare e viene chiamata ed è proprio Pesach, viene chiamata Hag Aviv, è chiamata festa della primavera, quindi Pesach deve capitare di primavera, non può capitare d'inverno, non può capitare d'estate, deve capitare di primavera. Quindi la correzione è data sulla base di questo, per fare in modo che Pesach capiti di primavera. Di conseguenza, poi in realtà, poi tutte le altre feste devono capitare in un certo periodo dell'anno, in una certa stagione. Va bene? Però la cosa notevole è questa, che in realtà oggi noi abbiamo ormai una cosa stabilita e fissa con calcoli fatti. Attenzione, i calcoli sono stati fatti quando ci si è accorti che non ci sarebbe stato più un Bedin in grado di stabilire il mese in più di volta in volta. Una volta si stabiliva il mese in più di volta in volta. Ogni anno si decideva se era il caso di pensare di fare un mese in più o non era il caso di fare un mese in più. Bene. Però attenzione, io ho detto che il mese in più veniva stabilito per fare in modo che Pesach capiti di primavera, perché Pesach doveva capitare di primavera. Non era sempre così. Il mese in più poteva essere stabilito per motivi diversi. Faccio un esempio. Il mese in più poteva essere stabilito perché era stato un anno particolarmente piovoso ed era difficile arrivare a Gerusalemme per quelli che stavano fuori da Israele. Non ce la facevano, non riuscivano ad arrivare, avevano problemi nelle strade, le strade erano bagnate, infangate, eccetera, eccetera. E il Bedin poteva stabilire un mese in più per quel motivo. Poteva stabilire un mese in più perché c'erano problemi sulle strade non causate dal tempo, ma causate, che ne so, da guerre, da qualunque altra cosa. Si stabiliva un mese in più. Il Bedin aveva sostanzialmente mano quasi libera, cioè con dei criteri, per stabilire il mese in più. È un potere enorme. È un potere enorme. È un potere assolutamente enorme. Decideva il Bedin quando stabilire il mese in più. Anche il potere di stabilire lo Shodesh è un potere grosso. Perché? Perché chiaramente può variare di un giorno. Quando capita Pesach? Quando capita Kippur? C'è una famosa storia del Talmud, della Mishnah, su Rabbi Yoshua e Rabban Gamliel che discutono di quando capita Kippur. Ok? Rabbi Yoshua che dice che Rabban Gamliel si è sbagliato e con ogni probabilità aveva ragione. Ok? Che invece Rabban Gamliel stabilisce Kippur quando dice lui. Okay. Il Bedin ha questo potere enorme.
scusi. Sì. Il mese in più è Meuveret. Sì, sono a Meuveret. Ecco, sì, no, volevo sapere perché ho sentito, l'aveva detta questa parola. Sì, ma io ho detto Ibura Shonan, nel senso dell'aggiungere un mese, però l'anno si chiama Shonan Meuveret. Grazie, scusi. Ok, bene. Questa è la mitzvah. Perché è così importante questa mitzvah? Si possono dare spiegazioni di vario tipo. Spiegazione tecnica. È importante perché sulla base di quello viene tutto il resto. Cioè tutto il sistema delle feste in realtà è parte dal fatto che il Bedin possa stabilire il capo mese, possa stabilire il mese di più, eccetera, eccetera. Senza quello è la prima, non nel senso, attenzione, non nel senso di importanza, ma è quella prioritaria. Perché? Se non so come stabilisco il capo mese, non so neanche quando capita Pesach, non so neanche quando capita Kippur, Rosh Hashanah, non so niente di tutto questo. E quindi è prioritaria, devo partire da quello, devo partire dalle basi per poi salire su questo. Questa è la spiegazione tecnica. In realtà Chachamim vanno molto al di là della spiegazione tecnica. In realtà quello che dico Chachamim è che qui siamo davanti a una scelta molto più ideologica, filosofica, di principio, decidete quello che volete, chiamatela come volete. Che cos'è lo stabilire il mese? Va bene, comincio con una citazione che mi segue da quando ero bambino, ed è una citazione da Rav Vittorio Chaim della Rocca, padre di Rav Roberto della Rocca, che è stato il mio maestro. Rav Chaim della Rocca diceva sempre, basandosi su Eschel, un libro famoso di Eschel, che è il sabato di Eschel, che la differenza fra l'ebraismo e altre culture è questa, che le altre culture hanno i loro monumenti, mentre gli ebrei hanno i loro momenti. Ok, è carina, ammetterete che è carina, assolutamente carina, tanto è vero che sono 50 anni che me la ricordo, quindi vuol dire che lascia il segno, va bene, ok, che cosa viene sottolineato, è stata una cosa che non credo di dire niente di nuovo, l'importanza del tempo nella tradizione greca. L'enorme importanza data al tempo nella tradizione ebraica. Nella tradizione ebraica c'è poca importanza data allo spazio. Io non dico, attenzione, a volte questa idea è stata portata all'estremo, dicendo che l'ebraismo non ha luoghi sacri, ha soltanto momenti sacri. Non è vero, non è completamente vero. Un luogo sacro sicuramente c'è, ed è il Beit HaMikdash, su questo non c'è dubbio che si tratti di un luogo sacro. Ci sono dei luoghi sacri, pochissimi però, in realtà sono pochissimi. I luoghi sacri sono molto pochi. È vero che l'ebraismo di monumenti non ne ha. Il luogo sacro comunque è un luogo in cui si svolge qualcosa, in cui succede qualcosa. Non abbiamo i monumenti agli eroi, non abbiamo le statue dei santi, non abbiamo niente di tutto questo. Tutto questo non c'è. La tradizione ebraica proprio tutto questo non esiste. Tutto questo non c'è. Quello che abbiamo sono una quantità di momenti e di tappe nel tempo. C'è una cosa bella che dice Rav Eliyahu Dessler, che le feste ebraiche sono un viaggio nel tempo. E ogni festa è una stazione a cui ci si ferma. Queste sono le feste sono le varie stazioni in cui noi ci fermiamo in un viaggio nel tempo. E qui cominciamo parlando di tempo, ovviamente, e questa è la prima mitzvah. La prima mitzvah riguarda il tempo, il mitzvah riguarda un luogo sacro, anche se ci sarà il luogo sacro con gli ebrei usciti da Egitto, sarà il Mishkan. Sarà fondamentale il Mishkan, un giorno ci arriveremo, non so quando, un giorno ci arriveremo anche a parlare di Mishkan, non so se andiamo a questo ritmo, non so,
un paio d'anni. Ok, va bene. Quindi l'importanza del tempo. Questa è il primo, questo è sicuramente il primo elemento. Io volevo darvi un altro elemento. È una cosa. Allora, scusate, l'altro problema è questo. Cosa c'entra tutto questo con l'uscita dall'Egitto? Allora, attenzione, io ho dato una spiegazione generale, ho detto non si può uscire nudi dall'Egitto. Ateron Veria, tu sei nuda e quindi devi coprirti, devi rivestirti di mitzvot. Sono le prime mitzvot. Sì, però diciamo che è abbastanza improbabile che non ci sia nessun rapporto tra queste prime mitzvot, perché non è stata scelta un'altra mitzvah, perché non abbiamo scelto, che ne so, il, non mi viene in mente nessuna mitzvah che non sia adatta a questo problema, però questo mi esce difficile trovare una mitzvah non adatta, però vabbè, che ne so, perché invece Shabbat in realtà potrebbe essere adatta anche quello, va bene, comunque, perché non Shabbat, va bene, d'accordo, potrei dire anche perché sì Shabbat, va bene. Bene, domanda, cosa c'entra tutto questo con l'uscita dall'Egitto? Cosa c'entra tutto questo con la libertà? L'uscita dall'Egitto è l'uscita verso la libertà. Pesach e Chag HaFirut è la festa della libertà. Bene, cosa c'entra tutto questo con l'uscita dall'Egitto, con la libertà? Adesso possiamo dare varie spiegazioni. Io comincio con una spiegazione. È una spiegazione che dà un grande maestro contemporaneo, che è Rav Avigdor Nevenzel. Rav Avigdor Nevenzel dice una cosa, secondo me, notevole. Dice che l'essenza della schiavitù è non avere il potere di decidere del proprio tempo. Lui porta un esempio, lo spiega attraverso una regola di Halakha, una regola di Halakha che riguarda i diritti dei lavoratori. La regola di Halakha è la seguente. Allora, ci sono due tipi di lavoratore. Il lavoratore a tempo, il sahir, persona che viene pagata, tu fai 8 ore di lavoro al giorno e ti pago per le 8 ore di lavoro al giorno. L'altro tipo di lavoratore è il lavoratore a opera. Progetto butto il nome in giro per il mondo, in giro per l'Italia, quindi lavoratore ad opera. Ok, io ti chiedo di pitturarmi casa, va bene? Sì, ti do un tempo normalmente, perché non me la puoi pitturare in 10 anni, però normalmente è un tempo, insomma, cioè in cui tu, allora la differenza è che nel lavoratore ad opera tu ti muovi, decidi qual è, in che modo puoi fare quell'opera, decidi che okay, tu la devi finire entro un tot di tempo, poi decido quando lo faccio e quando non lo faccio. Il lavoratore a tempo invece è quella ora. Quelle ore del giorno tu devi essere lì, punto e basta, qualunque cosa ci sia da fare, che ci sia da fare, che non ci sia da fare. Rav Nevenzel dice, il lavoro più vicino alla schiavitù è il lavoratore a tempo e non il lavoratore ad opera. Il lavoratore ad opera è un lavoro molto più libero rispetto, molto più da uomo libero rispetto al lavoro a tempo. Per questo motivo l'Halakha prevede una norma che è notevole. Il lavoratore a tempo, in qualunque momento, può abbandonare il lavoro. Scusi, in qualunque momento? In qualunque momento può abbandonare il lavoro. Senza preavviso. Cioè. Senza preavviso di nessun tipo. Senza pagare penali. Ma cosa inteso? Io... Lasciare per sempre o lasciare per poco? Per sempre. Per poco, per sempre. Non può fare. Allora, io sono assunto per fare un lavoro in una giornata. Sono assunto per 8 ore al giorno, dopo 4 ore mi stufo, io dopo 4 ore smetto, devo ricevere lo stipendio per quelle 4 ore e non posso ricevere nessuna penale perché le altre 4 ore non le ho fatte. Ok?
è una norma pesantina, ok? Pesantina, non è una cosa del genere. Io adesso io devo poi andarmi a cercare gli altri lavoratori, forse non li trovo, non solo forse non li trovo, ma anche se li trovo forse devo pagare di più, quindi io ci sto perdendo. Ma non ti posso far pagare te? Questa è la regola. Perché c'è una regola così pesante? La risposta è perché gli ebrei non sono schiavi. Perché non avere la possibilità di decidere sul proprio tempo è schiavitù. Quando io non ho la possibilità di decidere sul mio tempo è schiavitù, e quindi la norma è ti tutela, non perché è semplicemente una norma di tutela del lavoratore, ma è una norma che nasce dall'uscita dalla schiavitù. L'uscita dalla schiavitù significa avere il dominio del proprio tempo. La mitzvah che abbiamo qui, la prima mitzvah data al popolo ebraico riguarda il tempo. Riguarda il dominio del tempo, attenzione, non il tempo semplicemente come concetto filosofico del tempo, ma il dominio del tempo. Il tempo è in mano vostra, siete voi che decidete il tempo, siete voi che decidete quando capita Pesach, siete voi che decidete quando capitano le feste. Il tempo è sotto il vostro dominio. L'uscita dalla schiavitù è avere il tempo sotto il proprio dominio. Altre spiegazioni sul perché questa mitzvah è importante. La spiegazione che dà un altro grande commentatore, questa volta però del passato, è Rabbi Avraham Ibn Ezra. Rabbi Avraham Ibn Ezra, sappiate che oltre ad essere un grandissimo commentatore della Torah, è anche un grandissimo esperto di astrologia. Allora, Ibn Ezra dice, attenzione, l'Egitto è il centro dell'astrologia. L'Egitto è un centro di astrologia. Che cosa si vuole instillare nel dire potete scegliere voi il tempo? L'idea che non siamo sotto le Mazalot, che non siamo sotto le costellazioni. Non siamo? Sotto le costellazioni. Cioè, che cosa significa essere sotto la costellazione? Significa in realtà non avere libertà di scelta. In realtà pensare di essere completamente sotto il dominio della costellazione significa non avere libero arbitrio. Capita questo perché l'oroscopo decide che dice che questo sarà chiaro. L'oroscopo è sempre una cosa molto seria, se è chiaro, sono studi piuttosto pesanti anche loro. Però essere sotto le costellazioni significa essere sotto il dominio di una forza, lasciamo perdere che forza è, se ci credo o meno che esista una forza del genere, non importa, attenzione, Ibn Ezra crede alle costellazioni, però dice che non siamo sotto il dominio. Attenzione, la differenza non è che non crede a una cosa del genere, lui ci crede, lui personalmente probabilmente ci crede, a me non ci crede. Okay. Ma questo non importa, non è importante, però è fondamentale non convincersi di essere sotto il dominio delle costellazioni. Attenzione, questo è un altro elemento dell'uscita, è un altro elemento dell'uscita dalla schiavitù. L'altro elemento dell'uscita dalla schiavitù è credere di essere sotto il dominio, smettere di credere di essere sotto il dominio di una forza esterna. Qualunque sia questa forza esterna, se questa forza esterna si chiama Faraone, se questa forza esterna si chiamano costellazioni, o se questa forza esterna si chiamano pressioni che vengono dal mondo della natura o dal mondo degli uomini e dalla mamma. Ok, va bene. Comunque determinismi. Ok, va bene? L'altro elemento, quindi, in che modo questo dominio del tempo si lega all'uscita dalla schiavitù? Si lega all'uscita dalla schiavitù perché in realtà viene riaffermata la libertà di scelta. C'è un terzo elemento in questa faccenda. Il terzo elemento è che quello che si sottolinea qui è il fatto che noi contiamo basandoci sulla luna. Quello che noi contiamo, quello di cui si parla qui, è il Chodesh,
Vi ricordo che la parola Chodesh in ebraico viene da Chadash, e Chodesh vuol dire nuovo, vuol dire è il 9 luglio, ok? Nella luna nuova, questo è il Chodesh. Noi contiamo basandoci sulla luna. Perché contiamo basandosi sulla luna? Perché il popolo ebraico conta basandosi sulla luna. Io voglio leggervi un midrash su questo, molto famoso, lo leggiamo lo stesso. Ok. Rabbi Levi Beshem, Rabbi Yossi Barilei. Amar, derech eretz u sheye agadol, monel agadol, ve akatan monel akatan. È normale, un comportamento adeguato, diciamo così, che il grande conti basandosi sul grande e il piccolo conti basandosi sul piccolo. E Esav monela chama, shei gedola, Yaakov monela levana, shei ketana. Esav conta basandosi sul sole, che è grande, Yaakov conta basandosi sulla luna, che è piccola. Quindi fra i due fratelli, Esav è il più grande, Yaakov è il più piccolo, una conta basandosi sul sole e una conta basandosi sulla luna. Amar Rabbi Yochanan, Reusi Mantav, dice Rav Nachman, ed è un buon segno. Esav monel hachama shei gdola, ma hachama azot sholetet bayom veina sholetet balayla, kach Esav yesh lo chelek ba'olam hazeh vein lo chelek ba'olam hazeh. Conta sul sole, ma non sul sole, come il sole c'è di giorno, ma non appare di notte, non domina di notte, così Esav domina in questo mondo, ma non dominerà nel mondo a venire. Yaakov non è la levana, Shiktanel, Yaakov conta basato sulla luna, che è piccola, e domina di giorno e di notte, e c'è di giorno e di notte. Ok. Va bene, il midrash continua. Allora, qui è un midrash molto famoso, sul conteggio basandosi sulla luna. In realtà noi non solo ci basiamo sulla luna nel conteggio dei mesi, noi in realtà alla luna diamo molta importanza. Faccio un esempio. Noi facciamo una cerimonia e una berachà ogni mese, quando è possibile, che è la Birkat HaLevana, che è la berachà sulla luna, che è una berachà complicata, una berachà complessa, perché noi in quella berachà facciamo riferimento per esempio a un midrash, a un famoso midrash secondo cui la luna protesta con Dio, quando viene creata il sole e la luna vengono creati con la stessa grandezza. Nella Torah c'è scritto Shnei Meorot HaGedolim, okay? I grandi luminari. Dopodiché, secondo il Midrash, la luna protesta perché dice che non ci possono essere due re in uno stesso regno, e a questo punto Dio rimpicciolisce la luna. Rimpicciolisce la luna e la luna diventa piccola. La cosa notevole è che noi contiamo la piccola, va bene? Questa è la cosa notevole in questa faccenda qui. Noi contiamo basandoci sulla luna che è più piccola, sulla luna che ha peccato, ok? Che ha peccato di superbia, eccetera, eccetera. Dovrebbe essere il contrario, insomma, dovremmo vantarci di fare il contrario. Che cosa diciamo nella Birkat HaLevana? Nella Birkat HaLevana in realtà facciamo un riferimento a questo Midrash e chiediamo che la Pegimat HaLevana, cioè il difetto della luna, venga aggiustato a un certo punto. Che ci sia un aggiustamento del difetto della luna. Che senso ha una cosa del genere? Nonostante questo, e fu uno degli argomenti preferiti di polemiche antireligiose degli illuministi ebrei, dei maschilim.
dicendo che è una stupidaggine questa storia della luna che deve essere riaggiustata, è una cosa dei bambini, eccetera, eccetera. Ora, fa parte della lunga storia dell'incomprensione dei Midrashim, che è una lunga storia tra il mondo ebraico e anche il mondo ebraico italiano, sinceramente. Ok. Il Midrash ha sempre qualcosa sotto e il Midrash l'ha capito. Chiaramente, capito, sia ben chiaro, non lo capiamo. C'è una cosa nella, credo, nell'introduzione allo Shas Vilna, qualcuno ha scritto, non mi ricordo chi, ha scritto che questo comunque è un sod e sodota Torah. Questa storia della luna che viene rimpicciolita fa parte dei segreti della Torah. Quindi in realtà non capiremo molto. Però poi anche capire quello che riusciamo a capire. Allora, che cosa riusciamo a capire? Beh, ci sono alcune cose che forse si possono capire. Uno. La luna rappresenta qualcosa che è il movimento. Che? Il movimento. Ok? Rappresenta qualcosa che è il movimento. Da vari punti di vista è il movimento. È il movimento perché la luna cambia, va bene, ci sono le fasi lunari, la luna cambia. Ma non solo, se aggiungiamo il Midrash ci dice che non solo la luna cambia, ma la luna è difettosa. Non è solo in cambiamento, per cui aumenta, diminuisce, eccetera, eccetera, ma è anche difettosa. Il Midrash parla di un difetto della luna. La luna che è stata rimpicciolita per il suo peccato. Bene, questo essere in movimento credo che sia una delle caratteristiche di tutta la tradizione ebraica. La caratteristica viene normalmente indicata come chiddush, come capacità di rinnovamento. Allora, però tentiamo di capirci, cos'è la capacità di rinnovamento? La capacità di rinnovamento è che io penso di dover cambiare. Penso di doverlo fare, mi sento sempre nella condizione di dover cambiare. Non sono mai nella situazione stabile in cui penso di trovarmi. In nessun momento sono in una situazione stabile. Nessun momento sono in una situazione stabile. La luna è piccola e deve ingrandirsi. Questa è la prospettiva. La prospettiva di quello della Bicata Levanà, la prospettiva del Midrash sulla luna che viene rimpicciolita, è che la luna è piccola e un giorno diventerà grande. Un giorno diventerà grande, vuol dire che deve comunque tendere al giorno in cui diventerà grande. Non è soddisfatta della situazione in cui si trova. Questo è un elemento, ed è un elemento fondamentale nella tradizione ebraica. Altro elemento. Sempre all'interno della capacità del Kiddush. L'altro elemento è il fatto che la Luna ha momenti di grandezza e ha momenti di piccolezza. Il momento peggiore della Luna è il 29°-30° giorno del mese, in cui la Luna non c'è. Okay. In cui la Luna non c'è, o meglio, c'è, non si vede. Okay. La Luna non c'è. La Luna non c'è, però il giorno dopo la Luna di nuovo c'è. Anche questa è stata vista come una metafora della storia ebraica. Il popolo ebraico che è sul punto di sparire, che sembra sul punto di sparire, e ricompare. Il messaggio fondamentale da comunicare agli ebrei che stanno uscendo dall'Egitto. Gli ebrei che stanno uscendo dall'Egitto sono esattamente questo, sono il popolo ebraico che ha rischiato di sparire, sono il popolo ebraico che deve, secondo il famosissimo passo della Zohar, che deve uscire in fretta perché ha raggiunto le 49 porte dell'impurità e se non esce in fretta arriva alla 50ª porta e finisce, però non finisce mai.
questo è l'elemento fondamentale, che anche se si arriva alla 49esima porta, poi si ricomincia una risalita. Questo è l'elemento fondamentale, questo è un elemento che caratterizzerà tutta la storia ebraica. Noi abbiamo momenti di rinascita e momenti assolutamente impensabili della storia ebraica. Noi abbiamo alcuni dei libri più importanti della storia ebraica che sono stati scritti in momenti di grandissima persecuzione. Pensate semplicemente, pensate a Rambam. Rambam vive scappando da una parte all'altra del mondo e scrive quello che scrive. C'è una cosa che cito sempre, che è veramente impressionante, ed è uno dei grandi maestri del Prisma Ashkenazita, che ha scritto un libro che si chiama Sifte Kohen, il Shach, che in una delle sue teshuvot di Halakha dice, si scusa perché deve scrivere per la teshuvah in fretta, perché la scrive in una carrozza mentre sta scappando dai cosacchi. Però si vive, però si esce, si riesce a uscire anche da una cosa del genere, si riesce a non solo a uscire, si riesce a riuscire a vivere una vita ebraica anche di vita ebraica di altissimo livello, anche in un momento del genere. Questo è l'elemento caratterizzante della tradizione ebraica. Questo è l'elemento assolutamente caratterizzante, il fatto che si ricompaia, questo lo dice un famoso autore che è Rabbi Yaakov Emdin, che dice: ai miei occhi il miracolo più grande della nostra storia è la sopravvivenza del popolo ebraico di un Kivsa ben Shivin Zevim, di un agnello fra 70 lupi, e che riesce a vivere tanto agnello fra 70 lupi. E lui dice, questo per me è più grande, dell'uscita dall'Egitto, dell'apertura del Mar Rosso e di tutti i miracoli che sono stati compiuti. Ok? Bene. La Luna rappresenterebbe anche questo, rappresenterebbe il fatto che si continua a esserci nonostante tutto quello che c'è, tutto quello che c'è intorno. Ok, allora rappresenta questo, e rappresenta uno da una parte la capacità di non disperare, dall'altra la capacità di cambiare, dall'altra la capacità continua di cambiamento. C'è una famosissima barzelletta che forse conoscete, anche quella sull'annuncio dell'arrivo del diluvio, in cui viene annunciato un altro diluvio, un leader ebreo, sono varie versioni della barzelletta, comunque un leader ebreo a un certo punto si rivolge agli ebrei e dice: beh, abbiamo 40 giorni per imparare a nuotare. Ed è una continua, cioè, ma attenzione, è una continua capacità di adattamento, però basata su una cosa, basata sul fatto che si sia assolutamente convinti che tanto il popolo ebraico non sparisce. Cioè, quello che gli ebrei hanno sempre creduto è che comunque non si sparisce. Cioè, questa è la cosa pazzesca, che ci hanno creduto al fatto di non sparire. E questo è un altro dei simboli. Dopodiché ce ne possono essere molti altri. Interromperei questo, ben pensato, ciao, la sua volta.